che dalla scienza ci possa venire anche un messaggio di come si costruiscono modelli economici diversi sulla conservazione dei territori e sullo sviluppo. Quindi è una bella serata, io starò un po' con voi, poi purtroppo devo andare via, ed è molto bello vedere sempre questo posto così pieno. Ci sono stato qualche mese fa e Bagnoli ci si deve arrivare apposta. Quindi se tanta gente viene apposta vuol dire che Napoli ha nel cuore Bagnoli. Bagnoli non deve essere un museo, Bagnoli deve essere un luogo aperto, un luogo in cui si guarda il mare, in cui si lavora, in cui ci sono imprese, in cui si mette insieme edilizia sociale, edilizia pubblica, parchi del verde, parchi dello sport, insomma la Napoli del futuro. Lo diceva bene lei, Napoli ha delle potenzialità enormi rispetto ad altre città, perché ha una possibilità di investire sul suo territorio preservandolo, mettendo insieme scienza, cultura, impresa, lavoro, bene comune. Quindi questo lo riusciamo a fare se ci muoviamo tutti quanti e non ci giriamo dall'altra parte, non stiamo alla finestra a guardare. Queste imprese non si vincono solo grazie a un ministro, a un presidente della Repubblica, a un sindaco, a un governatore. Sono sfide che si vincono insieme. Napoli oggi, secondo me, ha lo spirito giusto per vincere sfide importanti come queste. Buona serata a tutti e grazie.